Bene, ha detto Levi, siamo in un posto iconico con una scritta molto iconica alle spalle. Cosa festeggiamo oggi? Oggi festeggiamo i primi 5 anni di Iliad, 5 anni ricchi di soddisfazione. Abbiamo appena annunciato il raggiungimento dei 10 milioni di utenti, ma soprattutto festeggiamo la relazione di fiducia che abbiamo creato con queste persone. Dox ha appena dimostrato come il 99% degli utenti Iliad si dichiarano soddisfatti del loro operatore. Questa è la prova davvero che in questi 5 anni siamo rimasti coerenti ai nostri valori, ai nostri principi, alla trasparenza, all'innovazione, alla qualità. Ecco, oggi festeggiamo tutto questo. E avete voluto festeggiare con le persone, letteralmente, che siamo in pieno centro di Milano oramai. Assolutamente sì, abbiamo voluto un luogo aperto, un luogo dove poter invitare la nostra community, i nostri utenti, i nostri colleghi, i nostri non ancora utenti, ma abbiamo voluto veramente un luogo aperto per tutti che incarnasse i valori in cui crediamo, quindi l'innovazione. Ci sono tante attrazioni che vanno proprio a raccontare il mondo di Iliad e abbiamo voluto farlo in un modo anche, come dire, divertente e senza prenderci troppo sul serio. Un operatore che parla di community, ma cosa c'è da raccontare a questa community, oltre che ringraziarla perché le novità sono arrivate e stanno arrivando, se non sbaglio? Assolutamente, ringraziare la community è la prima cosa e poi c'è da raccontare che potranno aspettarsi ancora tante innovazioni, tante novità nei prossimi mesi e nei prossimi anni da noi, ma possono anche aspettarsi che rimarremo esattamente gli stessi, quindi questi valori di trasparenza, di importanza proprio alla relazione, di fiducia con loro non cambierà. Le innovazioni tecnologiche e commerciali sicuramente invece arriveranno ancora numerose. Un'ultima battuta viene proprio dalla community Mondo 3, la rete 5G, quante sono queste antenne, quanto stanno crescendo? Stanno crescendo molto rapidamente, già oggi coprono più dei 3.000 comuni in 5G in Italia ed è una rete in continua espansione. Perfetto, quindi aspettiamo ancora di avere più segnale, magari quello 5G, e ancora auguri. Grazie mille.